Ciao a tutti ragazzi, bentornati o benvenuti in questo nuovo video. Oggi, come vedete dalla faccia, mi sono appena svegliato, quindi non badateci più di tanto. Siamo qui in officina perché abbiamo da fare una recensione di una telecamera nuova che mi hanno mandato dalla Cina col furgone. E questa telecamera però... Vi do un indizio sul nome della telecamera. Visto che c'è Darietto 27 su YouTube che sta per aprire un canale, appunto, di motovlog, io ho detto, sai che c'è, visto che di telecamere a disposizione ormai ne ho tante, perché non fargli un regalo e avviarlo a quello che è il motovlogging. A me pare chiaro, visto che la telecamera te la sto regalando, che la recensione oggi... Infatti è già triste. La recensione oggi la farai tu. Certo. Questa è la telecamerina. Allora, mettiamola fuori di camera. Comincia a fare lo youtuber, come devi fare. Allora, se mi copri la marca, che product placement facciamo? Oh, allora, questa è la telecamerina. Dario comincia l'unboxing. Che cosa stiamo facendo? Così. Ah, che professionista che sei. Questa è la telecamerina, guardate che carina. Eagle 4K, quindi registrerà fino a 4K. Bravo. Bravissimo, ovviamente apertura, allora, professionale, ragazzi. Qui guarda con i guanti, sì, unboxing con i guanti. Nelle istruzioni c'è scritto aprire con questo. Oh, allora fluid e foam. Design semplice. Semplice, simile a tutte le action cam in commercio. Bravissimo. Qui la GoPro. Però se lo fanno tutti vuol dire che okay. Funzionale. La marca è la Fluid Form, visto che no, non lo sa, glielo dico io. È la Fluid Form, la marca. Sì. E il modello è la Eagle 4K. Allora, andiamo a rimuovere intanto la... Tranquillo, fai tu che sei professionista, vai. Oh, andiamo. Allora, hai il sistema di chiusura come la... Che sistema c'ha? Il sistema di chiusura come la GoPro Hero 6. Quindi ok, c'ha il moschettone, si apre la custodia che è subacquea. Questo ci indica che può andare fino a quanti metri? Tot metri. N metri, esatto. Che non stanno scritti sulle istruzioni, vedi, perché dovete di rilevare dall'equazione. Ma non è vero, c'è sta scritto. Qui, cazzaro. C'è sta scritto, vedi che è straps. Proprio. C'è scritto. È sulla cifra delle straps. Qui, però, vabbè. Eccolo qua. Fino a oh, metri. Eccolo qui. Oh, vedi, ti dice che non ha limiti. Questa non ha limiti proprio. Okay. Adesso, visto che è arrivato un cliente, mando avanti un pochino la recensione. Questa telecamerina la tiriamo fuori. Molto, molto simile ad altre marche. E proviamo subito, dopo aver messo la batteria, ad accenderla. Da quello che vedo, vi posso dire che sicuramente la telecamera non ha la possibilità di mettere il microfono esterno, quindi bene ma non benissimo. Te la consiglio, quindi, come vi ho consigliato le altre, per delle riprese secondarie se fate il motovlogger, perché il microfono all'interno dovrebbe essere di buona qualità, cioè si sente, riuscite a capire quello che dite quando rivedete il video. Abbiamo spiegato un pochino la telecamera là di fuori, visto che tu eri impegnato con un cliente. È parecchio leggera, manca la batteria. È parecchio leggera, bravissimo, bravo. Direi che possiamo andare all'unboxing del resto della scatola. Continuiamo questo unboxing, dai. Uno per uno, elencami quelli che sono gli accessori e la loro funzione. Un mega attacco, questo va. Sì, ma no, questa è la camera, loro devono vedere, non io. No, tu lo devi vedere. No, io lo so. Va. Allora. Che è la maglietta? Questa è una clip da cintura, si mette così e tu vai proprio alla grande. Okay. Le mitiche fascette. Dove stai? Fermale questa cazzo, ma. Fermale che non te trovo. Mi muovo io, tu te la devi tenere ferma. Ah, ok, vabbè. Il gancetto di sicurezza in acciaio pressurizzato. Pressurizzato. Viene dall'Apollo 13. Dall'Apollo. Poi, oh. Che ci abbiamo? Il telecomandino da polso. Credo. Oh, da polso o comunque da attaccare in qualunque altra parte. Che cosa fa questo telecomandino qui? Ma credo che stoppa e avvia la telecamera. Bravo, e cambia anche modalità. Quindi incredibile, bravo, bravo, bravo. Ah, funziona pure. Ma stai già a metà del motovlogging, bravo. Queste sono tutte straps. La fascia. Straps. No? Cavo di ricarica. Cavo di ricarica, che è un cavo di una USB 2.0. 2.0, bravo, non bravo. È... Dillo perché agli amici da casa interessa. Vai, questo. Attacco a manubrio. Ti fermi? L'attacco a manubrio. Già con la gomma. Buono. Buono, buono, ti piace? Sì, perché tante volte manca. Questo qui è un attacco per le fotocamere o i cavalletti.
praticamente questo attacco qui è l'attacco da un mezzo pollice, quello che si utilizza sulle varie fotocamere, come vedete, all'impanatura e alla parte sia maschia sia femmina, che si può andare a, ad attaccare. Perdonatemi, non lo sapevo. Classici attacchi. Classici attacchi, questo è un attacco? A 90 gradi. Bravo. E questo è l'attacco J. Si chiama Hook perché sembra a forma di uncino di gancio. Vai, stai andando alla grande. Per il momento stai andando alla grande fino alla battuta precedente. Il porta GoPro. Porta GoPro perché questo si usa per il case aperto. Questo praticamente sarebbe il case aperto della telecamera, che è utile se non dovete andare a fare le riprese nel Titanic, come diciamo prima. Attacchi, attacchini, attacchetti, straps, strips. Bello tutto, eccola! Oh, ci abbiamo due batterie. Perché i cinesi si sa che tendono a compensare la mancanza con... sono tutti uguali, quindi ne mettono due, perché vanno due, magari vanno due a vedere la telecamera e ne mettono. Si impicciano così. Sai che dopo sta battuta io penso che probabilmente si disiscriveranno dal tuo canale? Non sono iscritti, ma si disiscrivono in forma preventiva. Ah, io apro il canale, sto a meno 15. Esatto, perfetto. Tu sarai l'unico youtuber che andrà a meno. Vabbè, finiamo questa recensione, su. Traguardo. Allora, prendi sta batteria, dai, prendiamo sta cazzo di batteria, dai. Non è molto bravo. Mettila dentro. Bravo. Richiudiamo. Alla grande. Senza timore. Senza rompere niente. Perfetto. E accendiamola. Vai. Ci siamo, bottoncino. Here we go proprio. Come ti sembra la telecamera, insomma? Riprende bene, 1080 pixel sta. 1080 pixel. Pixel. 1080p e 60 frame per secondo. Bravo. Vediamo se la lingua italiana è compresa. Italiano, sì, c'è. No. Ce l'abbiamo, quindi selezioniamola. Ok. Allora, il menu devo dire mi sembra molto simile ad altre telecamere che abbiamo già trattato. Io voglio vedere un attimino la risoluzione. 60p, 4k 25 frame al secondo e 2.7k 30 frame al secondo. Considerate che se volete fare buoni video di qualità un pochino più pesanti del 1080 potete utilizzare anche il 2.7k a 30 frame, che va benissimo. Ovviamente se fate motovlogging, quello che vi consiglio è sicuramente di fare il 1080p a 60 frame per secondo. Bene, direi che è arrivato il momento, dopo tante chiacchiere, di farvi vedere quella che è la ripresa e la qualità audio e video della Eagle 4K. Questo che sto registrando è il video con la telecamera senza alcun guscio, direttamente nella mia mano, e il microfono è quello interno, proprio della Eagle, quindi non ci sono microfoni esterni. La risoluzione del video è 1080p a 60 frame per secondo e visto che riprendervi solo il mio bel faccione e parlarvi per un altro po' di minuti sarebbe stato insensato, data la bella vista che abbiamo qui alle mie spalle, direi di fare partire un bel time lapse, visto che la Eagle riesce a fare anche questo tipo di video. Adesso, allora, il tuo giudizio su questa telecamera? Ti do un 10. 10? Dai, una caratteristica che ti è piaciuta. No, sul serio, la tacciabilità. La tacciabilità. A te, Paolo, una caratteristica che ti è piaciuta? La leggerezza. La leggerezza, sì, effettivamente la telecamera. Senza telecamera, senza batteria, ma ancora più leggera. È ancora più leggera. No, con la batteria devo dire che comunque risulta essere abbastanza leggera, quindi. Tiè, la metti. Anche la portarsela appresso è molto, molto comoda. 83 spettino. Dai, adesso dobbiamo concludere il video. Allora. Vi ringrazio dalla per essere... Dalla Fluidform. Come cazzo. Eagle 4K. È tutto. Ok. E ci vediamo al prossimo video di... Vi ringrazio per essere stati... Vi ringrazio per essere stati con noi. Link in descrizione like del mio canale. Se non siete iscritti, iscrivetevi. Se siete iscritti, disiscrivetevi. Ma come?
Ah no, non funziona così. No. Ok. Lasciate un bel mi piace. Lasciate un bel mi piace, condividete il video. Ci vediamo al prossimo. Link di Darietto 27, ovviamente. Link della Fluid Foam Igor 4K in descrizione. Ovviamente. Tortellini in brodo 27. No, come? E ora si chiama Tortellini in brodo? Stiamo vagliando. Però c'è un canale in apertura. Già ringrazio sia Lorenzo che Freccia Verde per il supporto. No, che supporto? No. Mi dà pure i soldi per la telecamera. Non erano questi. ma stiamo vagliando. Perché i soldi cambiano. Va, cioè, come le scale, cambia. come le scale. Ci vediamo al prossimo video, ragazzi. Ciao. Yeah. Bella, addirittura chiusura con la mano, no? Bravo, professionista.